In ordine alla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento, la fase critica sembra ormai superata, sia per quanto riguarda i nuovi casi giornalieri di positività al Covid, sia per ciò che concerne i ricoveri, che rappresentano indubbiamente il dato più importante da tenere sotto osservazione al di là dei contagi. La conferma arriva dal dottore Salvatore Cascio, direttore sanitario dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, Covid Hospital di riferimento della provincia. Rispetto a qualche settimana fa, la settimana scorsa, avevamo una media di 30 ricoverati nel reparto di medicina Covid e 5-6 ricoveranti in terapia intensiva. Oggi abbiamo una media di meno di 20 ricoverati e 1-2 in terapia intensiva. Quindi c'è sicuramente un calo dei ricoveri, come c'è anche un calo dei contagi. Nelle ultime ore c'è stata una nuova vittima del Covid in provincia, e precisamente nella città di Sciacca, dove è salito a 56 il numero di decessi dall'inizio della pandemia, mentre a livello provinciale le vittime adesso sono 609. Nella maggior parte dei casi, chi non riesce a salvarsi dopo aver contratto il virus sono persone anziane o con diverse patologie. Soprattutto sono persone anziane, la gran parte dei casi. Poi vi sono anche persone meno anziane, però è chiaro che queste persone hanno una serie di patologie anche importanti che ne influenzano l'esito, diciamo, finale. La fase critica, quella cioè che in piena estate ha fatto registrare numeri di contagi e ricoveri di gran lunga superiori alle due precedenti stagioni estive, sembra dunque superata, ma l'autunno resta un'incognita. Io pensavo, onestamente, ma diciamo in maniera empirica, non supportato da qualcosa di scientifico, che in estate, col caldo, la pandemia avrebbe subito un rallentamento. Invece questo non è stato, perché i contagi sono stati altissimi, anche 90-100 mila al giorno in Italia. E tenendo presente che non tutti ormai vengono, diciamo, denunciati come contagi, perché con i tamponi fai da te, con il tampone che si compra in farmacia, c'è un'autodiagnosi e molto spesso la gente non si dichiara, quindi quei numeri sono sicuramente sottostimati rispetto al valore assoluto dei contagi. Possiamo dire che c'è stato un miglioramento senz'altro nei ricoveri, perché mentre prima facevamo 2-3 ricoveri al giorno, ora da qualche giorno non abbiamo ricoveri. Questo è più che il numero dei ricoveri, a me quello che guardo io sono gli ingressi giornalieri, e gli ingressi giornalieri da qualche giorno non abbiamo ingressi.